amici di Manco TV sono felice ed onorato di stare a fianco di una persona sicuramente di alto profilo, per il semplice fatto che è il presidente di questa meravigliosa manifestazione, al quale possiamo fare delle semplici domande e poi possiamo capire al meglio qual è lo spirito e la filosofia di questo meraviglioso incontro chiamato Meeting Decimo. Signori, io sto parlando col presidente. La prima domanda che voglio fare a questo signore, ormai presente tra tutti i relatori di questo grande evento, è una cosa che mi sorge spontanea, caro presidente. Io ho visto che avete cominciato questa meravigliosa avventura con una mostra pittorica. Come mai? Questa è una cosa che può un tecnico con l'artistico. Perché, presidente? Allora, intanto non è una novità per l'associazione, per i meeting, perché più o meno nei meeting abbiamo sempre cercato di portare sempre i nostri contributi tecnici, che sono contributi piuttosto profondi ed anche abbastanza elevati, a volte difficili, a volte pesanti, per carità, perché sono anche contributi in genere, diciamo, si cerca di essere anche, come dire, un po' popolari, no? Cercare di portare anche queste cose un po' anche per diffusione popolare. Però abbiamo sempre portato, siamo sempre stati molto attenti anche a portare, diciamo, un linguaggio anche artistico. Per esempio, nei meeting passati abbiamo utilizzato le rassegne cinematografiche. E vabbè, siamo disaster manager, per cui le rassegne cinematografiche le abbiamo fatte sui film catastrofici, quindi una rassegna dei disaster movie cosiddetti, no? Allora. Sì. Quindi abbiamo fatto già rassegne, questa cosa. Però devo dire, invece, la mostra della Margherita Giordano, che è un'artista assolutamente di rilievo, che si occupa anche del, come dire, di portare un messaggio sui cambiamenti climatici. Ecco, questo ci è piaciuto moltissimo, perché in un periodo storico in cui l'arte viene sfregiata per poter sensibilizzare la politica, non so, l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, noi lo riteniamo un metodo sbagliato. Noi riteniamo che l'arte vada utilizzata per sensibilizzare sui cambiamenti climatici, per cui abbiamo pensato appunto di inglobare nel nostro meeting questa bellissima mostra, perché è una mostra assolutamente di grande rilievo, infatti, così come lo è l'artista. Ha ragione, Presidente, infatti le opere di questa bravissima artista sono molto presenti nelle vostre riunioni, nei vostri workshop, nelle vostre brochure, devo dire, insomma, fa effetto, piace. E quindi questo Presidente ha trovato una passepartout per aprire meglio le porte e per invitare la gente a conoscervi meglio. Dico bene, Presidente? Sì, diciamo che il meeting noi siamo aperti, a noi piace quando andiamo nelle città, che poi voglio dire, anche la popolazione, siamo aperti alla popolazione, chiunque può venire e partecipare ai nostri workshop. Sono un po' difficili, ma però siamo aperti, quindi noi a questo ci teniamo molto, perché di fatto chi opera in protezione civile sa che il rapporto con la popolazione è un rapporto che diventa più difficile quando la popolazione è meno preparata a conoscere su chi fa protezione civile e soprattutto sulla conoscenza dei rischi. Una popolazione preparata sulla conoscenza dei rischi è una popolazione che risponde meglio a quelle che sono le azioni della protezione civile stessa. Li affronta sicuramente meglio. Sicuramente sì, naturalmente una popolazione più preparata è anche una popolazione che, diciamo, sui grandi numeri è anche più sicura. Certo, Presidente, no, mi fa molto piacere sentirla parlare così, e a tal proposito le faccio una domanda un po' provocatoria, ma in senso buono. Lei che messaggio gradirebbe inviare tutti coloro che non conoscono questa realtà o la conoscono trasversalmente? Perché voi fate un lavoro grande, un lavoro molto capillare, ho visto che avete un mare di incontri
con tanti tecnici, colleghi, eccetera, eccetera, e la gente un po' si fa questa domanda, no? Perché? Quale motivo essenziale? Quindi un bel messaggio io glielo manderei a questi signori che... Beh, io devo dire, guardi, io devo dire, ormai sono piuttosto... Io ho iniziato a fare questo mestiere, diciamo, no? Questo lavoro, con l'onorevole Giuseppe Zamberletti, quindi, no? Sono, come dire, quasi uno dei soci fondatori del sistema. Bene. Però va detta una cosa: la popolazione ama la protezione civile. Noi riscuotiamo sempre una grande stima, un grande consenso da parte della popolazione, soprattutto poi, voglio dire, noi professionisti, ma anche la parte importante che ha la protezione civile dei volontari, la gente, la popolazione ama il volontariato, sono rispettati, eccetera. Quindi no, su questo non ci sono problemi. Qual è invece la cosa su cui noi ci teniamo? È farci conoscere, cioè far sapere che esiste una professione. Allora, vede, quando io le parlo e dico il medico, lei ha già in testa che cos'è un medico. Se, certo, le dico ingegnere, lei sa che cos'è un medico. Benissimo. Ma se le dico disaster manager, lascia un po' diventa non tutti sanno che invece è una professione recente, perché ovviamente è una professione recente, è una professione riconosciuta, certo, e soprattutto la vogliamo far conoscere, perché l'utilizzo dei disaster manager sia sempre più diffuso nel paese, perché l'utilizzo dei disaster manager, in ultima analisi, come dicevamo prima, è uno di quegli elementi che aumenta la sicurezza, perché avere disaster manager all'interno della pubblica amministrazione preparati, eccetera, significa avere piani fatti bene, significa avere comunicazione dell'emergenza fatti bene, soprattutto a livello locale, dove c'è diffusione. Certo. Noi parliamo molto della sanità territoriale. Certo. Bene, la sanità territoriale possiamo paragonare ai presidi di professionalità dei disaster manager. Ma Presidente, dice cose sicuramente di indiscutibile senso, quindi a questo punto abbiamo fatto conoscere un nuovo ruolo, per una nuova nomenclatura, effettivamente forse più pertinente alla situazione in cui siamo un po' tutti vittime. E quindi familiarizzarci con voi, con la vostra struttura, che mi accorgo è veramente capillare, interessante, ma soprattutto il fatto per il quale coscientemente voi create dei corsi, create degli aggiornamenti che ci danno un po' di tranquillità. Dico bene, Presidente? Beh, io sono molto, molto orgoglioso del fatto che dal 2014 l'Associazione Nazionale Disaster Manager, che è un'associazione professionale in base alla legge 4 del 2013, quindi siamo un po' rispetto alla nuova normativa che regola le professioni, le nuove professioni, noi in realtà siamo un po' un piccolo ordine, diciamo, di questa nuova professione. Ci sono alcune differenze fra le associazioni professionali e gli ordini. Certo. Una di queste, per esempio, è il fatto che chi è un architetto si deve scrivere decisamente nell'ordine dell'architetto. Certo. Da noi le associazioni professionali o le altre associazioni professionali non sono in via esclusiva, per cui il professionista si iscrive in un'associazione professionale a scelta. Nel caso dei disaster manager però noi siamo, come dire, non siamo in via esclusiva, ma siamo i leader e copriamo il 90+% dei disaster manager in Italia, ed è un motivo d'orgoglio per noi, appunto, essere anche un'associazione non solo di professionisti, ma siamo un'associazione professionalizzante. Noi abbiamo creato una generazione o più generazioni di disaster manager, e la cosa bella, che è una professione nuova, è che noi creiamo disaster manager che parlano la stessa lingua, che conoscono le stesse procedure e che quindi sul tessuto nazionale
facilita questo il processo di crescita della protezione civile e soprattutto il creare un tessuto omogeneo sulla pianificazione, sul coordinamento, certo, e così via. Ecco, su questo siamo molto orgogliosi di poter svolgere questo ruolo importante all'interno del sistema. Un ruolo essenziale per l'Italia, e comunque noi siamo altrettanto contenti quanto lei, proprio perché questo ci dà un'ulteriore tranquillità, serenità, cosa che oggi realmente è una parola ormai rara. Però questo... Anche se noi siamo solo una piccola parte che fa il proprio ruolo, ma insomma c'è la protezione civile, è grandissima, sì, siamo enorme, tanti attori. Siamo lieti di conoscere questa realtà, soprattutto gli amici di Maco TV, che per la prima volta la vedono nei propri schermi e quindi avranno modo di apprezzare lei e tutto questo che avete creato intorno a questa bella città quattrocentesca. Va bene, Presidente? Grazie, la città è veramente bella, quindi è stato un piacere svolgere... La cornice era buona, La cornice è bellissima, in tutti i sensi, non è solo bella. Sì, sì. Oggi ho assaggiato anche cose molto buone. Lo credo. Si mangia benissimo. Le olive alla scolana, stai così... Anche di più. Il Presidente e ringraziamo per aver dedicato il tempo a noi, proprio per darci informazioni. Noi seguiamo questo workshop, seguiamo un po' questo iter generalizzato, anche se devo dire molto ma molto interessante. Il meeting è aperto a tutti. Aperto a tutti, approfittate per venire. Chi vuole... Presidente, grazie, mi ha fatto molto piacere. A lei, grazie. In bocca al lupo per il resto. Grazie. Bene? A tutti un saluto affettuoso. Ciao. Va bene, buongiorno a tutti. Ci troviamo qua a Palazzo Cola della Matrice ad Ascoli Piceno. Io sono Alessandro Scarpati, un geologo, un disaster manager e ho una galleria d'arte in Liguria. E oggi è l'inaugurazione della mostra di Margherita Giordano, dal titolo Lo spazio delle varianti, ed è nell'ambito del 10° meeting dell'Associazione Nazionale Disaster Manager, un meeting che avrà come tema i cambiamenti climatici. Ed è proprio all'interno di questo argomento che si inquadrano le opere di Margherita. Lo spazio delle varianti è il titolo, il sottotitolo è Nuovi punti di vista sui cambiamenti climatici, e lo spazio delle varianti è un campo informativo all'interno del quale vengono affrontati tutti i possibili eventi. È una cosa che per noi disaster manager è fondamentale, perché noi pianifichiamo protezione civile e per noi è importante lavorare, valutare tutti i possibili eventi che si possono verificare in un luogo. E qui si va sul tema degli eventi complessi, dove qualsiasi cosa effettivamente può capitare. Margherita è l'autrice di queste opere meravigliose che vediamo e ci dice qualcosa. Sì, in questo caso grazie Alessandro, grazie a Maco TV per avere appunto poter dire la mia su questo grande tema così importante, nella quale Disaster Manager mi ha coinvolta. In questo caso abbiamo di fronte a noi una serie di opere da 12 pezzi, 12 singole tele, che sono un racconto per simbolo. Ho scelto il colore proprio perché racchiude in sé tanto l'aspetto filosofico, simbolico, alchemico, quanto quello scientifico. Quindi noi abbiamo tutte le possibilità dello spettro cromatico, dal rosso al viola o dal nero al bianco, e quindi diciamo in un tentativo di compendiare tutte le varianti possibili, per l'appunto, come dice il titolo della mostra. Chiaramente ogni colore ha la sua valenza simbolica, il suo riferimento sia all'elemento naturale sia all'elemento sottile, energetico. Quindi ogni associazione fra scienza e parascienza, che è diciamo un campo di ricerca nel quale mi appassiono e continuo ad approfondire i miei studi, e cerco di fare in modo che la mia arte tenda alla compenetrazione fra queste due grandi aree. Se vogliamo, gli antichi greci, il mondo classico, le radici della nostra società, forse aveva già capito questo concetto di connubio fra arte e scienza, fra
come dire, non misurabile e misurabile per l'appunto. Il physikos in Grecia era appunto tanto lo scienziato, il matematico, quanto l'astrologo, l'alchimista. Quindi cerchiamo in questo, in questo incontro con questa tematica così importante per la scienza e per il pianeta intero, di aiutarci l'un l'altro, cercando di far essere, come dire, questi due mondi non più antitetici ma complementari. Ecco, per concludere un po' il nostro piccolo tour virtuale, possiamo come non citare il contraltare appunto dell'elemento acqua, quindi il suo complementare, quindi l'elemento maschile per antonomasia, il fuoco, collegato all'archetipo maschile sicuramente, ma anche alla figura mitologica di Ares, del dio Marte, quindi di tutto quello che è passione, propulsione, esplosione e forza centrifuga, anzi, in questo caso. Quindi non è più ciò che contiene, ma ciò che emerge, ciò che si attiva verso l'esterno. In questo caso utilizziamo una tecnica sempre utilizzando colori ad acqua, però una tecnica molto molto mista e molto stratificata, in particolare su questa tela, proprio perché il lavoro è ad aggiungere, parlando di un lavoro che parla di maschile, che parla di archetipo appunto attivo. Cogliamo l'occasione per invitare tutti quanti gli ascoltatori di Mago TV alla mostra Lo spazio delle varianti, presso la Sala Cola della Matrice ad Ascoli Piceno, fino al 30 settembre. Io vi aspetto, e vi aspetta anche la Disaster Manager con il suo 10° meeting, e spero di vedervi numerosi. Da ora, quelli che si collegheranno, che sono molti amici di lunga data, con cui abbiamo fatto percorsi insieme di protezione civile, spero bene, no? Che abbiamo fatto cose positive. Detto questo, lascio la parola al coordinatore Paolo Masetti, che conoscete se non tutti molti, che è oltre ad essere un disaster manager di terzo livello, riconosciuto per chiara fama, quindi ha la certificazione per chiara fama, scusate se è poco, è anche il responsabile politico per l'ANCI del settore della protezione civile. Poi, per sua sfortuna, è anche il sindaco di Montelupo. Io mi porto il telefono, cioè siamo, si leva del tutto da sindaco e parliamo. Detto questo, vi auguro veramente a tutti di avere un buon soggiorno qui. Facciamolo con leggerezza anche. Come ha detto l'assessore, Ascoli offre non solo il meeting, ma tantissime cose belle ed anche tantissime cose buone. Allora, lascio la parola a Paolo Masetti. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto ai relatori che sono presenti sia qui che in remoto. Credo, chiedo alla regia se si sono collegati, ma penso di sì. E intanto voglio ringraziare il Presidente perché ha voluto, come avvio di questi tre giorni di meeting, un convegno come questo, che non è un convegno in realtà, è una tavola rotonda. Staremo qui a parlare con i nostri ospiti su un tema che ci sta particolarmente a cuore. Quindi avviare i lavori del meeting con questi temi, secondo me, è anche molto evocativo, perché stiamo parlando di professione, stiamo parlando di formazione, sono due paroline di cui ci riempiamo la bocca in tanti convegni, in tanti incontri, in tante tavole, sia locali che nazionali, ma poi credo che su questo si debba lavorare molto. Perché la professione, la formazione, le competenze, noi sindaci, lui scherza sempre Sergio e parla di elmetto, noi sindaci abbiamo una responsabilità enorme sul tema della protezione civile, che non è neanche minimamente paragonabile ad altre responsabilità che la legge ci assegna. Ce ne abbiamo tante,
da quella che è le autorità sanitarie, autorità di pubblica sicurezza, la polizia portuaria, insomma abbiamo veramente delle competenze enormi, però devo dire che il nostro lavoro, io ormai 10 anni sono sindaco, fra un po' mi vengo nel mento perché a giugno tornerò da dove sono venuto, ma in 10 anni io non ho mai avuto problemi a rimettere punti SO, lo dico sempre, perché insomma ci sono 2 medici che lo firmano, mi chiedono di farlo, ho tutta la copertura, diciamo, per poter mettere un atto così forte, perché è un atto di privazione della libertà personale, quindi non è una cosa